Buon pomeriggio, cari concittadini. È finito da poco il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Vi volevo aggiornare sul Paolo Brunetti Show e su quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco oggi a fine del Consiglio. È stato un Consiglio, diciamo, dove abbiamo votato, dove hanno votato e abbiamo votato debiti fuori bilancio. Ma è importante che vi accenni. Dopodiché stasera, nella diretta di stasera, vi spiegherò meglio alcuni passaggi, quello che ha detto il facente funzioni Brunetti parlando di Reggio, ma anche della Regina. Mi trovo nel posto più bello del mondo, Reggio Calabria, guardate che meraviglia, sono qui sotto Palazzo San Giorgio, via Marina. Il consiglio è finito poco fa, guardate che meraviglia. Posto unico al mondo, al centro del Mediterraneo. Questa è la bellezza della nostra città, che è disastrata per un'amministrazione che in 8 anni ha distrutto regolarmente la nostra città. Qua si è messo uno a parlare ad alta voce, mi sposto. Non so chi me l'ha mandato. Vedete qua, in questo momento ovviamente è ora di pranzo, non c'è nessuno, guardate la bellezza della nostra città. Allora vi aggiorno velocissimamente, così come vi ho promesso. Questo qua mi segue. Vediamo se se ne va questo. Ah. Sentite, casualmente c'è questo ragazzo qua che grida. Ok. Allora, ci spostiamo noi. Sto parlando al telefono gridando. Allora, vi aggiorno un po' su quello che è successo oggi. Allora, ovviamente noi abbiamo posto una serie di quesiti a Paolo Brunetti sulla situazione disastrosa della città, compresa la Regina. Lui ha sproloquiato, ha fatto uno show, ho detto Paolo Brunetti show, sproloquio sarebbe la cosa più opportuna. Io vi invito ad andare sul sito del comune e a vedervi nella parte finale del consiglio il suo intervento. Ve lo consiglio vivamente perché vi ricordo sempre quali sono gli elementi centrali della politica, quali sono i pilastri fondamentali della politica, che sono appunto la trasparenza, la verità e la giustizia. Quindi voi vi potete rendere conto, ve lo dice Massimo Ripepi, no, andatevi ad ascoltare l'intervento e fate voi una vostra valutazione. Io faccio la mia e ve la sottopongo alla vostra attenzione. Poi voi andate, perché è finito il suo intervento con, diciamo, un invito del sindaco Brunetti a me, figuratevi, dice: ti raccomando, in queste tue dirette che fai, dici la verità. Io dico sempre la verità, dico soltanto la verità, sono un piccolo cristiano, lo sapete, il fondamento della mia vita è proprio la verità, sono pronto a morire per la verità. Poi ognuno dice quello che vuole e considera quello che vuole. Allora, facendo il suo intervento, Brunetti ha parlato della città e addirittura dal suo show e dal suo sproloquio sembrerebbe che Reggio Calabria va tutto bene, non c'è nessun problema. Dice: sì, abbiamo fatto qualche errore, qualche cosa. Ora vi parlo anche della questione della Regina. Domani c'è la commissione, quindi vi dovete preparare perché lo ascolteremo direttamente in commissione e ci sarà anche là tutta la stampa, così come in Consiglio Comunale. Gli farò alcune domande precise. E tutta la città va bene, nonostante non c'è lavoro pubblico e finisce. Il ponte sul Calo Pinace, sono 10 anni e non si fa un piccolo ponticello. Non c'è un'opera finita, non viene più nessuno neanche a fare i bandi. Lui si è coperto, dice, per l'Orchidea, per la manifestazione di interesse dei progettisti, e l'Orchidea sono arrivati 135 progettisti. 100... E che c'entra Paolo? Io ovviamente non ho avuto l'opportunità di replicare in consiglio, perché quando parla il sindaco poi non si può replicare. Ve lo dico qua, così lui magari glielo dice qualcuno. Ma che c'entrano i progettisti dell'Orchidea? Quello è un altro discorso, quelli si presentano che ovviamente vorrebbero fare il progetto, ma non c'entra niente con una gara, un bando dove voi mettete una serie di cose che sono talmente complicate per pararvi il culo, parlo dell'amministrazione, ma pure dei dirigenti, ma dipende tutto dalla politica. Fate bandi talmente complicati per pararvi il culo che non viene nessuno, perché nessuno si fida del comune di Reggio Calabria, perché sanno che il comune di Reggio Calabria è un comune inadempiente in miliardi di cose,
pagamenti, i pagamenti dopo anni, dopo che le aziende sono fallite o stanno per fallire. Quindi, questa è la motivazione. Ma Paolo, nel suo show, che ormai, insomma, ovviamente il suo mentore è Falcomatà, voi sapete, Falcomatà è il re, diciamo, di questi show, ne ha fatti tanti, e talmente tanti, io ormai, diciamo, sono, però Falcomatà è un po' più, diciamo, accademico e istituzionale, quindi sembra è meglio impostato dal punto di vista diciamo della postura e dell'abbigliamento, e sembra che le cose che dice sembrano vere, ma sono quasi tutte false. E poi, dopo aver fatto tutto questo percorso, perché noi abbiamo fatto alcune domande sulle mense scolastiche, come mai non c'è la mensa, come finirà questa storia, perché questi non sono in grado di gestire niente, come finirà la storia del Museo del Bergamotto, perché hanno fatto il bando per togliere il Museo del Bergamotto per fare un'altra attività e non è andato nessuno, il mercato ittico l'hanno fatto non so quante volte e non è andato nessuno. Allora, a questo punto io dico a voi, è possibile mai che un comune come il nostro si chiudono le questioni con questo tipo di interventi inconcludenti, insignificanti, che servono solo appunto a fare il titolo di giornale per dare un pochettino di obnubilamento alla popolazione? Io con queste mie dirette cerco di dire la verità, esattamente il contrario di quello che dice Brunetta. E poi vi parlo della regina. Domani ci sarà la commissione, ok? Ore 9 ci sarà la commissione a Palazzo Gioia. Chi vuole venire viene, lo ripeterò stasera nella diretta consueta serale. E lui ha fatto un intervento molto molto ambiguo, perché ha cominciato, come al solito fanno, anziché assumersi lui le responsabilità di una scelta scellerata, perché la responsabilità di questo disastro che già si sta cominciando a vedere, i tifosi già cominciano a vedere le cose, è solo e esclusivamente sua. Ha cominciato a fare allusione ai giornali, ai giornalisti, a cose dietro le quinte, io devo vedere, io dirò, io farò, i carabinieri, c'è cose proprio, vi invito gentilmente a sentirvi il consiglio comunale e vi renderete conto. Ha cominciato a buttare la palla fuori, capite? Anziché assumersi le responsabilità di una scelta scellerata, distruttiva per la città, per la regina e dunque per la città e per tutti i tifosi, ci siamo presi una società che non hanno neanche i soldi per pagare la luce, questi, cioè non lo so, avete visto ieri dei settori del hanno dovuto mettere un tornello per ogni settore perché non avevano i soldi per aprire due tornelli, hanno chiuso la gradinata e l'altra cosa perché non riuscivano a gestire economicamente i costi neanche dello stadio. E soprattutto c'è il problema della vigilanza, perché Brunetti ha detto io vigilerò, ma ancora non ha vigilato niente. Gli ha mandato per caso qualche lettera, visto che ha detto che avrebbe vigilato, perché non hanno innanzitutto adempiuto già subito a tre cose importantissime: la scuola calcio, la scuola femminile, le giovanili che non faranno perché non hanno i soldi. Gli ha mandato, sta vigilando, i lavoratori che non sappiamo con quale contratto sono stati assunti, che cosa stiano facendo là al Sant'Agata, quanti purtroppo sono stati licenziati e quelli che sono rimasti che tipo di contratto hanno. Quindi noi non ci fidiamo di Brunetti, ovviamente, io ve lo dico, io vigilerò io, poi gli organi di stampa per la loro funzione faranno la loro importantissima funzione, gli altri consiglieri comunali faranno quello che vorranno, non lo so, sono fatti loro. Io vi dico che dobbiamo vigilare insieme, perché qua la situazione è gravissima, cioè qua veramente siamo alle barzellette, che questi interventi fatti a Brunetti sono scandalosi. Io ripeto, non ho potuto intervenire in consiglio comunale, ma se fossi stato in grado di intervenire, cioè se mi avessero potuto dare la parola, avrei detto queste stesse cose che vi sto dicendo qua. Ve lo dico perché voi queste cose le dovete sapere, vi chiedo gentilmente di andare a vedervi il filmato, la parte finale del consiglio che è in streaming sul sito del comune, per vedere se ho ragione o torto. Fate voi la vostra valutazione quando spara super cazzole a ripetizione per dire quello che non è, perché basta vederla la città per capire che è morta, no? Non c'è persona con cui noi parliamo che ci dica o vi dica a voi la stessa cosa che dice a me, cioè che siamo veramente distrutti, rasi al sole. Allora, io ora vi dico queste cose e ve le dico in anteprima, perché ripeto, mi sembra giusto aggiornarvi subito di quelli che sono gli esiti del Consiglio Comunale. Vi invito a tenervi qualche ora libera domani mattina per poter in qualche modo vedere questa commissione dove lui risponderà alle domande mie e dei consiglieri comunali di Reggio Calabria, alla presenza
del pubblico che vorrà venire, della stampa che ci sarà. Sarà molto importante fargli alcune specifiche domande, perché ce ne sono tante domande da fargli pubblicamente, e speriamo che lui risponda dicendo la verità. Ovviamente lui ha detto la mia scelta in buona fede, che doveva dire. Buona fede un cavolo. Brunetti, hai distrutto la regina. Dici, i risultati si vedranno, se mi daranno ragione. Per adesso i risultati sono. Per adesso i risultati sono. Che hanno detto che avrebbero fatto. Scuola calcio non la fanno. Calcio femminile non lo fanno. E l'altra cosa qual è? La terza cosa non me la ricordo, l'ho detta poco fa, e non la fanno. Quindi, è chiaro? I lavoratori, come sono stati assunti? Se hanno fatto questa squadra, benissimo, vediamo come va a finire, lo vedremo. Intanto abbiamo cominciato, ovviamente, come si sapeva, malissimo, no? Ma il problema non è della società, il problema è di Brunetti. Il problema è, la responsabilità è di Paolo Brunetti, che ha voluto fare questa scelta scellerata contro la città, e di questa cosa ne deve rendere conto. Non è che può passare a tarallucce e vino sta cosa, come passano tutte le cose a tarallucce e vino, con due o tre comunicati per obbligare la gente e finisce il film. Non esiste. Quindi dico anche agli altri consiglieri comunali che hanno un po' fatto, come dire, il riassunto di quello che è la città. Guardate, basta vederla la città, basta vederla, tutti quanti la stiamo vedendo e stiamo comprendendo in che viso lo Stato ci hanno ridotto. Stasera io vi aggiornerò su questo e su altre cose. Intanto vi dovevo questo aggiornamento simultaneo, perché parliamoci chiaro, questo mese è un mese decisivo. Sapremo intanto se si andrà a votare, speriamo a maggio, o si voterà fra due anni se fa il comodare rimarrà. Qua il disastro, se questo rimane, è un disastro che sarà perpetuato, perché lui farà manovre, cercherà di spostare assessori, non so che farà, cercherà di lanciare una serie di specchietti e le allodole per confondere le acque, ma io vi dico, la situazione è drammatica. Qua, se non c'è una rivoluzione dell'esercito di Reggio che si muove simultaneamente, gli uomini di buona volontà, per rompere il sistema, cioè Davide vince Golia, Golia è forte, grida, minaccia, ma Davide è piccolo, ma l'aiuto di Dio, e questo Davide io lo vedo rappresentato da tutti gli uomini di buona volontà di Reggio insieme, che vogliono lottare contro questo gigante che ci ha distrutto e ci ha messo sotto, dove tutti arrivano a Reggio Calabria e prendono, ok? Quindi vi raccomando, cari reggini, se potete arruolatevi nell'esercito di Reggio, con l'H, senza Calabria, perché la Calabria ci ha fatto solo male. Uniamoci con Messina, vi faccio vedere che meraviglia, guardate qua, che meraviglia, ditemi quale posto al mondo è così, una meraviglia. Uniamoci con Messina, uniamoci con l'area dello stretto e cerchiamo di salvare la nostra città. Dobbiamo difenderla e ricostruirla, ok? Vi lascio con questo meraviglioso panorama e vi saluto. Ci vediamo stasera, ok? Arrivederci.